poi soprattutto per fare con grande oggetto, il lavoro che hanno veramente, sta tutto in regola. Guardate, è andare sul sito istituzionale, sono 7-8 anni, cioè il concorso dei vizi umani, infatti, con un regolamento personale che inizia a fare. Se non siamo determinati tutte queste cose, io credo che poi i beni di spazio non si rilancerà. Scusa, io allora devo ringraziare estremamente, straordinariamente il segretario di direttore. Ma qua, se me lo consente, lasciamo la parola direttamente ad Andrea, se vogliamo, come conclusione a questa... A questo veloce per segretario di qualcosa. Sì, sì. Allora, io innanzitutto devo ringraziare, diciamo, tutti i presenti, i quattro che sono adoperati per la riuscita di questa iniziativa. Soprattutto mi viene da ringraziare Suzzi, diciamo, più presente, e il Presidente di prima di Grazia. Io voglio dire una cosa molto semplice, io penso che stiamo operando nella direzione giusta. Parlo agli amici e compagni di partito, sapete, diciamo, come abbiamo definito un chiarezza della posizione del partito al nostro interno, e in un direttivo, diciamo, ultimo, e voglio dire, questa esperienza di questi due giorni è stata un po' una scommessa che in parte, diciamo, mi sembra riuscita, perché chi narrava in città di un partito democratico legato solo alle rivendicazioni di controllo, no? Interessato, diciamo, solo ad affermare delle, quasi con, come dei soprusi, diciamo, delle posizioni personali, io ascolto, vedo ieri oggi un partito vivo, un partito, diciamo, in pratica che ha saputo veramente esternare alla città un po' tutte le sue proposte, e sono parzialmente soddisfatto, perché devo dire, diciamo, che in parte un po' la sconfitta, diciamo, di questa festa è rappresentata da uno scarso coinvolgimento della città, perché arrivo questa, diciamo, io non credo che la riuscita di una festa si possa misurare sulla capacità dei consiglieri e degli iscritti di partito di coinvolgere persone da portare in occasione degli eventi. Io credo che aver messo in campo un manifesto che è stimolante, diciamo, è parlare di culture motrici, è parlare di progettualità, diciamo, mi attendevo che la città rispondesse in maniera, diciamo, più presente. Dobbiamo operare in questo senso, e forse l'intuizione che abbiamo avuto ieri di parlare di cultura è l'intuizione giusta, perché o riusciamo, diciamo, in pratica di impostare dei progetti, diciamo, in pratica del a far, tra virgolette, svegliare un po' le persone per riscaldare i cuori della gente, o diversamente non riusciamo, diciamo, in pratica ad andare avanti. Nella giornata di ieri c'è stato, dico, anche un incontro molto soddisfacente con il direttore del giornale, diciamo, il dottore Storti, presente, diciamo, dovete ancora qui il consigliere Rossino, presente il segretario, diciamo, di Senna, presente esponenti del PC, ed è stata l'occasione di sincerare come il Partito Democratico, fra mille difficoltà, è riuscito a tenere aperto il dialogo a sinistra, è riuscito a tenere aperto il dialogo con gli amici del PC, è riuscito con la propria testimonianza, diciamo, a convincere amici che come noi, che mi riferisco a Rossino, a Peppe Moro, hanno voluto fino in fondo credere a questa promesso il dorato casoriano che non si è verificato. Abbiamo avuto come pomeriggio la fortuna di avere qui i tre esponenti, diciamo, candidati alla segreteria provinciale, e consentitemi di dire, abbiamo testimoniato che Casoria è all'interno di queste dinamiche, vuole dire la sua, perché io vi dico la mia in questo momento. Ho apprezzato ieri il nostro segretario nazionale, al quale mi scrivo in continuazione, che in maniera molto netta ha detto: noi non abbiamo padroneggiato ancora nessun internet. Io sono stufo di avere padroneggiato, perché io sono stufo, diciamo, di pagare lo scotto, perché sono stufo di rispondere del perché abbiamo aderito a un'alleanza sbagliata con Casino, quando tutti noi non volevamo quell'alleanza e ci è stata imposta da Napoli. Sono stufo di rispondere perché abbiamo temporeggiato per 6 mesi nel rompere con questa amministrazione, quando l'esperienza deleteria, contenti di Andrea, diciamo, del commissariamento Orlando ci ha legato per puri calcoli elettorali a mantenere in piedi il nostro rapporto con questa amministrazione. E devo dire, essendo di voi, che avevamo visto giusto rispetto all'alleanza con Casino, e abbiamo visto giusto rispetto, diciamo, in pratica al giudizio che avevamo dato su questa amministrazione.
ci hanno legato le mani, ma con forza, e questa è la responsabilità di tutti noi, impostando una sezione forte ed autorevole, sapremo e vorremo dire la nostra, diciamo, sede lavorativa. E d'altronde, diciamo, gli incontri di oggi, gli incontri stamattina con i giovani democratici, permettetemi di dire che abbiamo una risorsa che sottovalutiamo. Io l'ho detto stamattina, la generazione di oggi è decisamente superiore alla nostra. E noi abbiamo una risorsa, diciamo, di giovani che io spero al più presto sapranno prendere il nostro posto, perché potranno solo migliorare il nostro partito, di questo mi vado dire. L'incontro è adesso, cioè consentitemi di dire, un partito che presenta le sue proposte in maniera forte su Cucchi, lo sta dicendo da tempo, Cucchi che tra parentesi rappresenta l'unica necessità e urgenza di questo comune, di questa amministrazione. Mi sembra, diciamo, in pratica che il consigliere Basso non abbia idee confuse, diciamo, sul bilancio, così come non li ha il comune. L'avvocato Cucci, il presidente del consiglio comunale, pensate, vi dico, la misura, diciamo, del limite di questa amministrazione. Si voleva contrabbandare una scelta epocale, un cambiamento come la variazione del regolamento comunale col Cucci, come merce in scambio. Questo vi dà la misura della nostra difficoltà in questa amministrazione. Da una parte una scelta fatta operata nell'interesse della collettività, dall'altra parte invece contrabbandare il Cucci falso, basuto, fotografa la situazione di 6 anni fa, come merce in scambio. Tutta la natura di tutto il nostro disagio. In questa festa, mi avvio veramente rapidamente alle conclusioni, abbiamo sigillato il rapporto con le associazioni sindacali, a quali va tutto il mio ringraziamento. Veramente, diciamo, ci sostengono in questa battaglia da mesi, c'è un confronto continuo, critico, molto, molto, molto veramente stimolante e produttivo. Le associazioni sul territorio, io credo che siamo sulla strada giusta. Ci aspettano, diciamo, in pratica o uno scontro o un confronto con questa amministrazione o una nuova fase, diciamo, elettorale. Sicuramente ci sarà una fase elettorale, diciamo, nazionale. Io credo che noi stiamo, diciamo, andando nel solco giusto, che è quello di rinsaldare il rapporto con la società, con le associazioni, parlare con la sinistra, parlare, diciamo, in pratica con gli interlocutori del centro che riteniamo, diciamo, più vicino al nostro progetto. Spero solo che ci sia, diciamo, più collaborazione e fiducia nei mezzi che abbiamo messo in campo. Questo, diciamo, in pratica il mio ringraziamento e l'augurio per i prossimi. Grazie.